Sabato 2 settembre 2023 buonasera e benvenuti con l'informazione di Star News cronaca in apertura. A Catania la polizia ha identificato e denunciato due giovani che hanno picchiato nella notte tra sabato e domenica scorsi un giovane motociclista senza alcun motivo. La loro identificazione è stata possibile grazie ad un video divenuto virale sui social. Vediamo. A Catania la Polizia di Stato ha identificato e denunciato in stato di libertà due giovani catanesi incensurati di 23 e 20 anni accusati di lesione personale aggravate. Le indagini condotte dalla Polizia di Stato fanno riferimento all'aggressione registrata nella notte di sabato e domenica scorsi in via Albertone Matteone presso del Tondo Gioeni, subita da un ragazzo che si trovava a passare in quella zona con la propria moto. Il giovane motociclista è stato colpito, fatto cadere dal veicolo e Picchiato selvaggiamente, il tutto senza alcun apparente motivo. La giovane vittima, a seguito dell'aggressione, ha riportato traumi contusivi multipli. Per tale ragione è stata trasportata in ambulanza policlinico di Catania per essere sottoposta alle cure del caso. L'aggressione è stata ripresa da un telefonino, un video in cui si vede la vittima che è assalita da due sconosciuti che, dopo averlo fatto rovinare a terra con la moto, lo colpiscono con calci e pugni. Le immagini sono state caricate poi sui social, diventando così virali. Video acquisito e analizzato dagli investigatori. Del commissariato di Borgogna che si sono messi immediatamente sulle tracce del responsabile. Dopo serate ed accurate indagini, infatti, i poliziotti hanno identificato e denunciato i due giovani autori dell'aggressione. Ricordiamo di 23 e 20 anni. Inoltre, i poliziotti hanno controllato l'area del Tondo Gioeni, identificando 167 persone e 88 veicoli, rilevando e sanzionando numerose violazioni a codice della strada. Controlli sono stati effettuati anche nei confronti di 16 persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. In tale ambito un uomo è stato denunciato per il reato di evasione. Un palo della pubblica illuminazione è collassato a terra questa mattina in piazza Saragatta da Drano. È caduto mentre in piazza c'erano diverse persone, due i feriti per fortuna lievi. Tragedia sfiorata questa mattina intorno alle 10.30 in piazza Sara Gatta d'Adrano. Un palo della pubblica illuminazione è improvvisamente crollato mentre si stava svolgendo il piccolo mercatino che solitamente viene allestito ogni sabato. Due persone sono rimaste lievemente ferite, nulla di grave per loro. Un giovane è stato medicato sul posto ad una gamba dai sanitari del 118 intervenuti, mentre un'altra persona che ha riportato una piccola ferita ad un braccio è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Biancavilla dove è stata medicata e poi dimessa. Ad arrivare in piazza Saragat anche gli agenti della Polizia Municipale. In strada, in quel momento, vi erano diverse persone. Come detto, per fortuna, nessuno è rimasto ferito in maniera grave. Ad arrestare la caduta del lampione, alto circa 9 metri. È stato uno dei furgoni dei commercianti presenti in strada che ha evitato così che potesse finire sulle bancarelle. Ad intervenire sul posto anche i vigili del fuoco del locale di staccamento che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area interessata in attesa dell'arrivo della ditta specializzata con gli operai che hanno successivamente provveduto a tagliare il palo elettrico a porzioni, rimuovendolo. Durante i momenti concitati una persona anziana presente in piazza ha accusato anche un malore ed è stata soccorsa e trasportata in ospedale dai sanitari del 118 che in quel momento erano presenti. Sarebbe necessario capire adesso quali siano state le cause del collasso del palo e avviare una verifica attenta sugli altri presenti nella stessa piazza per accertarne la solidità. La notizia dell'aggressione di un vigile urbano di Belpasso è di alcuni giorni fa. Oggi arriva la replica del presunto aggressore. Non sono un mostro, vi racconto la mia verità. Vediamo. Sceglie la pagina Facebook di Videostar per chiedere scusa e raccontare la sua verità. Ci riferiamo alla notizia dell'aggressione all'agente di Polizia Municipale di Belpasso subita nei giorni scorsi, di cui a darne notizia attraverso i social è stato, nei giorni scorsi, il sindaco di Belpasso Carlo Caputo. Il presunto aggressore scrive un lungo commento sotto il servizio realizzato da Star News che riporta le dichiarazioni del primo cittadino indignato per l'accaduto. Scrivo a voi tutti, comunità di Belpasso, per dichiarare un episodio che in queste ultime 24 Ore è stato molto discusso. Scrivo anonimamente in quanto non sono un vostro concittadino, in pratica sarei io il presunto aggressore. Siccome ho visto molti commenti sicuramente giusti per quello che si evince dai servizi sul web, vorrei solamente chiarire tutta questa situazione con tutti voi e soprattutto con il primo cittadino, quale ho provato a reperire per fare le mie scuse, ma per mancata risposta mi permetto di scrivere qui a tutti voi. Esordisce così il commento scritto dal presunto aggressore, che poi comincia a descrivere l'accaduto. Tutto inizia nel novembre dell'anno scorso quando io, nella superstrada Catania-Paternò, rimango vittima di un sinistro stradale e per mancato accordo con l'altro guidatore decido di chiamare le forze dell'ordine competenti per sistemare questa situazione democraticamente per non arrivare alle mani. Arrivano per prima i vigili urbani per fare i rilievi e successivamente i carabinieri per la viabilità. Finiti i rilievi, gli agenti della polizia locale di Belpasso mi tornano il libretto e mi fanno andare. Io mi trovavo in quella strada appositamente perché mi ero diretto da un carrozziere vicino la struttura Etnapolis perché la mattina di quel giorno avevo trovato il portellone posteriore del mio veicolo con il vetro spaccato e lo stesso giorno mi sono adoperato per aggiustarlo. Il mio veicolo non aveva la revisione e comunque sia non la potevo fare prima di non aver aggiustato il portellone. Dieci giorni dopo mi chiama l'ispettore della polizia locale chiedendomi serenamente al telefono se potevo avvicinare al comando, io con collaborazione qualche ora dopo mi recai sul posto e la gente senza anticiparmi nulla mi chiese se gli davo cortesemente la carta di circolazione del veicolo. Appena porgo la carta di circolazione all'agente mi presento un verbale di un importo di 2000 euro per mancata revisione sul veicolo sequestrandomi in mezzo facendomi poi andare via. Il fastidio che ho provato non è stata la contravvenzione, ma la presa in giro dell'ispettore nei miei confronti. Per mesi poi ho tentato di cercarlo e chiamare al comando, ma trovandolo sempre reperibile. La mattina del 29 agosto, transitando a piedi per Borrello, ci scontriamo e ho voluto cogliere l'occasione per discutere di questa multa e magari i miei toni un po' fuori luogo hanno indisposto la gente che come reazione mi afferra dalla maglietta cercando di tirarmi ed io lo spinsi e probabilmente ingiambando all'indietro cadde a terra ma si rialza subito e nel frattempo si sono avvicinate alcune persone per placare questo litigio e nel frattempo che me ne stavo per andare, l'ispettore prende tutti i miei effetti personali come cellulare, portafogli e chiavi della macchina cercando di andarsene via portandoli con sé ed io pretendendo che mi venissero tornati l'ho bloccato e con qualche altro spintone riuscì ad appropriarmi di nuovo delle mie cose. E con i suoi piedi prende il suo mezzo di servizio e se ne va via. Non è assolutamente vero che ho riportato alla gente danni e chiedo anche che vengano fornite a questo punto le telecamere più vicine in modo tale da visionare l'accaduto. Io non sono mai stato recidivo per violenze, non ho mai picchiato nessuno, ammetto di avere perso un po' la pazienza e di avere comunque sbagliato. Io rivolgo le mie scuse alla comunità belpassese, al primo cittadino e anche all'ispettore di polizia locale ma non sono né un delinquente né un criminale, mi sento un essere umano come tutti e come si sa sbagliare succede, l'importante è non perseverare perché lì non c'è più giustificazione ed è certo che una cosa del genere non capiterà più. Sono solo veramente molto distrutto emotivamente perché la gente mi ha considerato un mostro e io non sono un mostro. Il presidente dell'associazione antiracket Libera Impresa Rosario Cunzolo denuncia il degrado in cui versano le strade provinciali etne a causa della presenza di rifiuti. Questo creerebbe un serio danno per le aziende che operano nel settore turistico. Le strade della provincia di Atenea sono delle discariche, un danno per tutti. A dirlo attraverso una sorta di lettera aperta è Rosario Cunzolo, presidente dell'associazione Anti-Racket Libera Impresa, il quale ha specificato come la presenza dei rifiuti sulle strade provinciali di Catania sia un cattivo biglietto da visita per il territorio. Un fatto quindi che si ripercuote negativamente sulle aziende che operano nel settore turistico. Già da tempo le strade urbane, soprattutto quelle periferiche ed extraurbane di tutto il nostro territorio provinciale, si Presentano in condizione di intollerabile degrado ambientale dovuto all'abbandono di rifiuti, si legge nella lettera, che per tipologia e quantità formano delle micro discariche, ma anche alla mancanza di scerbature che mette a rischio di incendi. Tale situazione, frutto di incuria dell'amministrazione, ha generato comportamenti incivili consolidati nel tempo. Rosario Cunzolo quindi ha evidenziato come il territorio si presta ad essere visitato dai turisti attratti non solo dal patrimonio artistico ma anche dalle bellezze naturali. È intuibile come questa forza attrattiva costituisca un traino portendoso per tutte le aziende che in particolare si occupano di turismo ma in generale per tutte le attività produttive l'indotto che si genera scrive ancora Cunsolo purtroppo però questa prospettiva lusinghiera viene mortificata dalla carenza di servizi essenziali come la manutenzione e pulizia dei luoghi pubblici spesso mancante anche di adeguata illuminazione tutte criticità rilevate in maniera aperta da tutti i turisti che pur riconoscendo il valore delle attrattive stigmatizzano la trascuratezza di cui soffre il territorio riportando un giudizio negativo che potrebbe generare una pericolosa impressione di tendenza sulla scelta della Sicilia come metambita. Il grido di allarme prosegue Cunzolo che si alza dalle categorie imprenditoriali più a rischio per il timore che si abbassi in maniera consistente il numero di presenza ormai è inarrestabile e non si può più soffocare perché è legittimo e va ascoltato per il bene di tutti. Quindi un rossario consul che raccoglie le preoccupazioni degli imprenditori sottolineando che tutte le associazioni sono state coinvolte per lanciare un messaggio affinché cambi questo stato di cose. Se qualche risultato è stato raggiunto fino adesso come frutto dell'azione di coordinamento che è stata portata avanti nell'ultimo periodo, non si potrà demordere, ma insistere perché i risultati siano visibili a vasto raggio e la buona prassi introdotta diventi sistematiche Ci si augura dunque che possa proseguire l'attività del tavolo istituzionale della Prefettura di Catania, che sul tema ha già lavorato, permetterà appunto strategie di più ampio respiro. Anche allo scopo di eliminare le cause di un fenomeno che va estirpato. Si chiude così la lettera aperta di Rosario Cunzolo, presidente dell'associazione Anti-Racket Libera Impresa. Lutto per padre Giovan Battista Zappalà, Bianchevilla e per l'assessore comunale di Adrano Salvo Italia per la perdita delle rispettive madri. A Biancavilla si è spenta all'età di 90 anni Rosaria Sergi, mamma di padre Giovan Battista Zappalà, parroco della chiesa Santa Maria dell'Idria. La signora Sergi è stata da sempre una grande affezionata di videostar. Ogni sera era solita seguire il nostro telegiornale e tutte le varie iniziative che riguardavano soprattutto la comunità biancavillese. A Padre Zappalà, le condoglianze da parte di tutta la redazione di Videostar. I funerali si terranno domani mattina alle 10.30 nella chiesa dell'Idria e la santa messa esequiale sarà presieduta da Monsignor Salvatore Cristina. E a Verona, nelle scorse ore, i funerali sono stati già celebrati. Si è spenta anche la signora Maria Grazia Currao, 97 anni, mamma dell'assessore comunale di Adrano alla cultura Salvo Italia. Ed è lo stesso attraverso un post su Facebook a descrivere con parole toccanti il suo stato d'animo. La morte della propria madre interroga profondamente sul senso della vita umana. Chi ci ha generato ci lascia su questa terra, ci lascia con lei che ci ha consentito di godere della bellezza del creato e della bontà del creatore. Ad un certo punto si allontana da noi con il corpo per esserci ancora più vicino con lo spirito. Quando di una madre le forze vengono meno, la memoria si dirada, la voce si affiavolisce, si comprende meglio come lei stia diventando come noi da bambini, piccoli indifesi, del tutto dipendenti da lei, sempre pronta ad assisterci e a prodigarsi per soddisfare i nostri bisogni. Per contro, da adulti abbiamo il compito e il dovere di assistere i genitori, di amarli, di servirli. Dopo la sua dipartita, non poter più chiamare mamma segnerà il presente, ma il suo ricordo proietta verso il futuro e consente di vivere il presente con responsabilità e assiduo impegno, così ha scritto il professore Salvo Italia, a cui vanno le condoglianze della nostra redazione. Il biancavillese Marco Gioco è il nuovo campione mondiale di braccio di ferro, destro e sinistro, master 70 kg. Il camp campionato mondiale si è svolto in Kazakistan. Vediamo. Giorgio of Italy on your left and Roslan on your right. Obviously, I think there would be. Second elbow, Ooh, by ladies and gentlemen. gentlemen. He's the 42 anni di Biancavilla e lui, Plagido Marco Gioco, il campione del mondo di braccio di ferro destro e sinistro, master 70 kg. Ha infatti conquistato il primo posto del 39 campionato mondiale che si è svolto in Kazakistan nell'Asia centrale. Gioco già campione d'Italia e del mondo di braccio di ferro destro, continua dunque a portare avanti il buon nome della città di Biancavilla. Adesso è anche campione del mondo sia di destro che di sinistro. Sul podio al secondo posto il rappresentante del Kazakistan, mentre al terzo quello di Israele. Una bella soddisfazione per gioco che ovviamente arriva dopo tantissimi allenamenti. Una dedizione la sua che lo ha fatto schizzare sempre in vetta eccolo il momento della premiazione quando gioco sale sul gradino più alto del podio medaglia al petto diploma in mano e l'emozione di tenere in mano anche la bandiera tricolore quella italiana accompagnata dall'inno nazionale Gioia e soddisfazione per i suoi familiari, ma anche per la città di Biancavilla che può essere fiera dell'ennesima vittoria intascata da gioco. Di professione in bianchino con la passione del braccio di ferro ha sempre dimostrato l'impegno continuo in questo sport che gli ha dato sempre delle belle soddisfazioni. Adesso Gioco si prepara a partecipare al 27 ⁇ campionato italiano che si terrà a Brescia dal 30 settembre all'1 ottobre. Il manifesto ufficiale che pubblicizza l'evento immortala proprio Marco Gioco e siamo sicuri che saprà... Ancora una volta regalare emozioni. Uh, and Questo era il nostro ultimo servizio, Star News tornerà ad aggiornarvi nelle prossime edizioni, grazie per averci preferito a voi tutti una buona serata e una buona domenica.